A Nani di Bellaria va in scena una sfida inedita, quella tra Bellaria e Nova Feltria. Adriatici alla ripresa con il caso Verrucchi, settimana attesa la sentenza sul contro ricorso da parte del club allenato a Riciputi, mentre Nova Feltria, dopo lo schiaffo interno ricevuto col Sant'Ermite, cerca di riprendersi le parti nobili della classifica. L'inizio è convincente, con Sebastiani che sulla destra appoggia di testa il pallone per la punta girata in area di rigore ad opera di Muratori. La sfera termina sopra la traversa. Ancora ospiti davanti, tiro di Sebastiani, Mignani ci mette i guantoni sulla ribattuta, Baldivini centra all'esterno della rete. Il Bellaria si fa vedere per la prima volta con questo traversone di Chiusi per la testa di Caporali, con la sfera che termina al lato. Muratori ha fame di gol, stoppa il pallone al di fuori dell'area di rigore, ma non c'entra lo specchio della porta. Il Bellaria invece sempre di testa, questa volta con Gambuti, prova a rendersi quantomeno pericoloso. È la volta di Alessio Balducci, altro tentativo dalla distanza, con Mignani che blocca a terra, ma il gol è nell'area. Fine primo tempo, una discesa di Cupi viene premiata dall'insedimento di Sebastiani, che batte sul proprio palo. Mignani non esula da colpe. Per il vantaggio gialloblu potremmo dire assolutamente meritato. La risposta del Bellaria è affidata a questa punizione di Chiusi. Sempini ci mette i guantoni, la sfera viene agguantata nuovamente dai giocatori di casa che la depositano nei piedi di Caporali, che impegna la presa a terra l'attento Sempini. Con le immagini a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo nella ripresa. Chiusi da calcio piazzato impegna così Sempini. Dalla bandierina sempre Chiusi, pennella al centro dell'area di rigore dove Sempini sotto misura si salva d'istinto. Poi incredibilmente, forse col tocco decisivo di Baldini, il pallone viene messo fuori da distanza ravvicinata. Ancora Chiusi protagonista, scatenato il numero 8, Sempini blocca il pallone a terra e Nova Feltria invece subisce ancora e prova a venire fuori quando potrebbe definitivamente mettere in ghiaccio la gara con Balducci, ma viene fermato così da Florice. Ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un rigore, per noi invece ci sono, e come, vedendo anche il replay. Il Bellaria a questo punto ci crede, Chiusi e chi se no pennella per Florice, che non impatta come vorrebbe il pallone di testa, mentre Muratori dall'altra parte viene messo giù mentre sta per girarsi all'interno dell'area di rigore. L'arbitro non decreta il rigore e ammonisce l'attaccante in maglia numero 10. E il Bellaria ringrazia Chiusi, ennesimo calcio piazzato, pesca l'altro Chiusi in area di rigore, che è il tempo di stoppare la sfera e scaricarla laddove Sempini non può davvero nulla. 1-1 il parziale. Il Nova Feltria a questo punto si sveglia, Sebastiani prova il piattone a giro, la sfera si alza da posizione favorevole. Successivamente Baldini appoggia per Balducci, centrocampista porta avanti il pallone avversario, ma Mignani li nega la gioia del gol con un grande intervento. Le occasioni proseguono. Sebastiani sfonda al centro per Baldinini, la cui volée viene murata incredibilmente in corner da Antonelli. Lo stesso Baldinini che sostituisce l'infortunato Stefanelli impegna così Mignani. Al foto finish il Bellaria vorrebbe un rigore per questo fallo di mano di Ceccaroni, ma anche qui il direttore di gara sorvola e si mostra allergico assolutamente al decreto dei penalty. Con Caporali che ha l'ultima chance proprio nel finale, ma Sempini risponde presente. 1-1 il finale al Nanni.